Ancora un saluto da Armando Garosci e benvenuti a una nuova puntata di Omet TV. Omet TV, ormai lo sapete, è il progetto editoriale promosso da Omet, il leader internazionale nelle soluzioni di stampa per l'imballaggio e il labeling e le macchine per il tissue converting. Su Omet TV parliamo di innovazione, lo facciamo con i nostri ospiti, ognuno dei quali caratterizza ogni singola puntata. Guardiamo allora un clip che ci introduce all'argomento di oggi. Lo so, è vero, ho sbagliato, Laura. Io ho dubitato di te, ma ho provato a spiegartelo. Federico Chiesa al limite, entra in area Chiesa, destra! Siamo avanti noi! Abbiamo... Basterà che mio padre segua le tracce che gli ho scritto e soprattutto che parli con il cuore. Began in 1963. Mr. Angelo Bartolozzi started a new activity in Lecco, Italy, with his uncle and only two employees. He designed and created special projects. The name of the company was Omet. In the 60s, Mr. Bartolozzi realized a converting line for the production of paper napkins, first ever in Italy, and also a printing machine for labels. Both projects were successful and quickly became the core business of the company. International vocation and passion for innovation allowed Omet to constantly grow in the following decades, with new factories, young and brilliant collaborators, and hundreds of machine installations worldwide. In the tissue converting market, Omet became the technology benchmark leader, with a long list of revolutionary innovations which fostered the development and distribution of napkins and other disposable products in everyday life. Even though Omet has become a strong group with facilities in Italy and abroad, it has proudly remained a family-run company. Mr. Antonio Bartolozzi, the son of the founder, is the CEO. Mr. Marco Calcagni, his brother-in-law, is the sales and marketing director. Siamo con Marco Calcagni, che è direttore marketing e vendite di Omet. In qualche modo sei il padrone di casa, grazie di essere con noi, Marco. Lo scopo di questa puntata è entrare nel merito proprio del profilo di Omet e della sua offerta, per capire che cosa la distingue sul mercato. Vuoi raccontarci qualcosa della sua storia? Beh, è una storia lunga, quindi non vorrei neanche tediare troppo. Però io sono 35 anni che lavoro in Omet e quindi conosco abbastanza bene tutta l'azienda e lo sviluppo che c'è stato nel corso degli anni. L'azienda è stata fondata dal signor Bartolozzi negli anni 1963 e quindi poi si è sviluppata man mano come un tipico imprenditore italiano che cresceva grazie alle sue idee di nuovi prodotti, le sue idee tecniche innovative che a quei tempi lì hanno permesso di sviluppare l'azienda. Il vero salto però diciamo che l'azienda l'ha fatto a partire dagli anni 2000, diciamo fine anni 99, inizio 2000, e poi man mano è cresciuta. Perché questo è stato diciamo la svolta? Innanzitutto diciamo che è entrata una nuova tecnologia in quegli anni lì, che era la tecnologia delle macchine flessografiche, che precedentemente non era molto presente, e questo ha permesso di sviluppare dei prodotti e delle innovazioni che tutt'oggi sono ancora uniche sul mercato. In termini di espansione internazionale? Oltre a questo, infatti, in quegli anni si è partiti a organizzare una rete vendita, una presenza a livello mondiale. Pensiamo che oggi ci sono circa 1800 macchine installate. Se pensiamo agli anni, a fine anni 90, forse erano 400 e la maggior parte erano installate in Italia o nei paesi limitrofi. La presenza oggi è pressoché mondiale, abbiamo macchine in tutti i continenti, se non quasi in tutti gli stati, lasciamo perdere i piccolini, abbiamo delle filiali nei vari paesi più importanti, quindi dalla Cina all'India,
diciamo la penisola iberica che segue anche tutta l'America del Sud fino alla filiale americana. È importante ricordare che Omet è un gruppo. Esatto. Quali sono le principali aree di attività? Ma pensiamo una cosa, Omet nel corso degli anni si è sviluppata, noi diciamo Omet, ma ci sono varie aziende. C'è la Omet Tissue, che è una divisione molto importante in cui è, da cui è nata principalmente, la divisione Printing, abbiamo la divisione Ball Bearing, o meglio sistemi di movimentazione, perché inizialmente era nata come cuscinetti, oggi il cuscinetto è un componente e riusciamo a dare invece un servizio completo ai nostri clienti. A parte di questo abbiamo sviluppato anche delle nuove aziende, la OPAC, che è un'azienda che produce salviettine umidificate e cosmesi, che a sua volta ha fatto delle acquisizioni, pensiamo a un'azienda in Repubblica Ceca, a un'altra piccola azienda in Italia. Ricordaci la cifra d'affari dell'intero gruppo e se vuoi anche in quella che è la parte più importante. L'intero gruppo ci aggiriamo circa i 150 milioni di euro. La parte più importante, che è la Omet macchine in generale, arriviamo circa a 100 milioni di euro. Marco, un aspetto che mi ha sempre interessato effettivamente della storia di Omet è l'energia, diciamo, dell'innovazione che nasce dal fondatore, come hai ricordato, però non si ferma mai, anzi direi che è molto contemporaneo nel DNA. Qual è il presidio, diciamo, anche come si dice oggi in logica di open innovation, la collaborazione con startup e con il mondo universitario particolarmente? Ma guardi, innanzitutto penso una cosa, che il fondatore ha lasciato qualcosa nel DNA, perché c'è una grande passione da tutti i collaboratori e viene trasmessa anche alle nuove generazioni, ai nuovi ragazzi che entrano, una passione e un'apertura a permettere a tutti questi giovani di poter esprimere al meglio quelle che sono anche le nuove idee e le nuove capacità e le nuove necessità anche del mercato. E, oltre a questo, chiaramente ci sono delle forti collaborazioni anche col mondo scolastico. Pensiamo che abbiamo ad esempio delle macchine installate presso istituti universitari negli Stati Uniti, prendo l'esempio di Clemson University, o in Canada ancora in università, ma la cosa più importante è stata, diciamo, la collaborazione con il Politecnico e l'IT di Milano. Dove abbiamo creato una nuova startup, la Ribestech. È un'idea che è nata per la stampa dell'elettronica, quindi stampare dei prodotti elettronici che possono essere dai pannelli fotovoltaici fino ai LED o a qualsiasi altro tipo di prodotto. E da lì diciamo, stiamo arrivando ad avere degli ottimi risultati a livello di sviluppo. Con applicazioni veramente diversificate, tra l'altro invitiamo tutti gli ascoltatori a seguire la puntata proprio dedicata a Ribestech per approfondire questa storia davvero originale di innovazione. Sì, io credo che ci potrà essere una rivoluzione nel mondo dell'elettronica stampata. C'è ancora molto da fare, ci sono ancora investimenti, abbiamo fatto degli investimenti cospicui, ma perché crediamo che il futuro, vuoi dall'etichetta intelligente, vuoi dalla generazione di energia, passi attraverso un prodotto stampato. Assolutamente. Beh, in questa puntata ci concentriamo fra le tante attività, facciamo un po' uno zoom particolarmente sul mondo del tissue, lo ricordavi prima, dici un po' qualcosa di quella che è l'eccellenza che alla fine Omet ha conseguito in quest'area e perché, in quale ambito particolarmente del tissue? Allora, il tissue è sempre stato un po' il cavallo di battaglia iniziale dell'azienda. In particolare c'è sempre stata una concentrazione sul mondo del tovagliolo. Il tovagliolo, che è una nicchia del tissue, perché ricopre una piccola nicchia di quello che è il consumo del tissue, ma dove dietro c'è la possibilità di creare veramente delle tecnologie e dei macchinari che possano diciamo distinguersi, che non devono essere solamente dei macchinari per fare della produzione. Parlaci dell'opportunità di mercato, perché questo spazio che è minoritario è promettente? Allora, pensiamo una cosa, che
a parte il periodo, diciamo, difficile di tutta la ristorazione dovuto al Covid, eccetera, ma il tovagliolo, come la tovaglia, che stiamo sviluppando anche dei macchinari legati al tovagliato, permettono non solamente di essere utilizzati per l'uso comune che usiamo noi per il tovagliolo, ma permettono di comunicare. Cioè il tovagliolo può essere stampato, il tovagliolo può comunicare direttamente al consumatore, può portare delle informazioni che può essere una ricetta per la massaia, può essere... Cioè il tovagliolo non è solo un elemento di utilizzo comune, che questo lo diamo per scontato, ma è anche un mezzo di comunicazione. E questo permette di sviluppare quindi dei macchinari sempre più all'avanguardia per poter dare sì delle produttività che sono molto importanti, perché è un prodotto, cioè sono dei prodotti poveri se pensiamo al valore di un tovagliolo di carta che poi viene buttato, ma permette anche di dare dei messaggi, permette a un ristorante di fare pubblicità, permette a un'azienda di dare dei benvenuti ai clienti, ci sono veramente tantissime applicazioni. Per non parlare poi dell'efficienza, per esempio logistica. Pensiamo agli spazi, sia in casa ma anche nei trasporti generalmente anche sugli scaffali del supermercato. Un piegato, un asciugamano piegato che può sostituire completamente ad esempio un rotolo di cucina occupa il 40% meno di trasporto su un camion e come pure su uno scaffale del supermercato. Oltre a questo c'è anche il grande vantaggio dell'utilizzo per l'utilizzatore finale, quindi per mia mamma che è, diciamo, in cucina e che non deve usare più due mani per strappare lo strappo, ma si toglie un interfogliato completo o un tovagliolino interfogliato o un tovagliolo che viene poi utilizzato per la tavola. Abbiamo detto quindi più opportunità di comunicazione, più servizio e praticità di utilizzo e più naturalmente efficienza nell'uso degli spazi, per esempio logistici o anche negli ambienti anche in cui viene utilizzato. Anche nelle case e si sta nascendo anche la tendenza di fare la carta igienica interfogliata, perché è anche molto più igienica. Se pensiamo ai contenitori che spesso troviamo, in particolar modo anche nei paesi nordici, lei toglie esattamente un foglietto dal contenitore, non va a rischiare di toccare tutto il rotolo che poi deve essere toccato da qualcun altro successivo. Quindi il prodotto piegato, perché noi siamo partiti con i tovaglioli, ma l'azienda in questi anni ha sviluppato moltissimo tutto quello che è il piegato. Cioè la nostra, diciamo, vision, la nostra tendenza è quella di diventare i leader in tutto nella produzione di macchinari per il settore del piegato. Il grande e piccolo formato, ecco, esatto. in ogni formato. Ci ha raccontato qualcosa dell'evoluzione del mercato. Facciamo un passo indietro invece rispetto all'offerta. Hai fatto riferimento più volte all'importanza dell'innovazione tecnologica, delle macchine, però come evolve oggi l'offerta in logica di servizio più in generale? Oggi i clienti vorrebbero avere un solo fornitore, cercano tutti di ridurre la quantità di fornitori, pensiamo alla grande distribuzione che vuole ridurre la quantità di fornitori perché devono gestire, ma lo stesso anche i nostri clienti, i nostri trasformatori, quindi avere un partner che dia un servizio completo dalla A alla Z. E questo porta a sviluppare quello che oggi noi chiamiamo le turnkey solution, cioè diamo dalla bobina al pallet finito, pronto per essere consegnato al cliente. Questo è uno sviluppo che abbiamo iniziato a sviluppare, diciamo a lavorare negli ultimi due anni. E oggi ci sentiamo di dire che la Omet è un fornitore full provider, cioè può dare uno stabilimento completo per quanto riguarda un prodotto piegato. Tutte le fasi del processo, fondamentalmente, dalla produzione fino al confezionamento. Devo dire, ci incuriosisce in questo senso la visione. Dacci un po' un'idea di futuro. La macchina del futuro, quale sarà? Quali caratteristiche avrà? Allora, noi cerchiamo di seguire e di ascoltare i clienti e da lì devono nascere le macchine del futuro.
come dicevo antes, la cosa importante è l'efficienza, la riduzione degli scarti, la riduzione dei costi di produzione. Da qui voglio anche annunciare ufficialmente oggi, che poi verrà presentata il prossimo anno, Omet ha sviluppato una nuova linea di altissima produzione, la X-Vio Evolution, che verrà presentata all'inizio del prossimo anno. È una linea che permette di raggiungere anche produttività fino a 25.000 pezzi al minuto. Contro i, ricordalo? Contro, diciamo, i 5.000 o i 10.000 proprio per le macchine più avanzate. 25.000 è una vera rivoluzione, con una tecnologia innovativa completamente rivoluzionaria di tipo meccanico, che permette di abbattere, voglio dire, quasi completamente anche tutti i costi di manutenzione e tutti i fermi. Oggi i nostri clienti vogliono produrre 24 ore su 7 giorni alla settimana. Il prodotto, come dicevamo, è un prodotto povero, quindi c'è bisogno di grandissima efficienza. E quali opportunità dà la stampa digitale? Allora, la stampa digitale, che come sa la Omet è una delle aziende all'avanguardia nella stampa, anche del packaging, l'ha sviluppata anche nel settore del tissue. E questa è una grandissima opportunità. Oggi abbiamo sviluppato delle linee che permettono di personalizzare a grande velocità, perché abbiamo un gruppo digitale in linea con le nostre piegatrici che lavora a 200 metri al minuto, con inchiostri a base acqua, cosa che pochissime aziende hanno potuto sviluppare, e completamente testati per il food compliance. Qui cosa permette di fare? Permette teoricamente di fare tutto. Iper-customizzazione. Dei tovaglioli, con un tovagliolo diverso dall'altro, con il nome, o vuoi per il party, per il wedding, per qualsiasi tipo di attività. O qualsiasi azienda può personalizzare delle quantità anche minime che prima non era assolutamente possibile. Tutto il valore del dato variabile, esatto, sostanzialmente. Esatto. Interessantissimo. Grazie Marco, ti interrompo un attimo perché adesso abbiamo una clip. Omet è da sempre alla ricerca di nuove soluzioni e innovazioni tecnologiche per il mercato dei prodotti piegati. La SV-Line è la linea interfogliatrice automatica appositamente studiata da Omet per la produzione di asciugamani interfogliati, carta da cucina, facial tissue e carta igienica, che garantisce un processo produttivo flessibile ed efficiente. La flessibilità produttiva della TV503 Line permette di lavorare qualsiasi tipo di materiale, tessuto o non tessuto, e di produrre con alte performance e in maniera affidabile differenti tipologie di prodotti, con diverse dimensioni, neutri o stampati o con lozioni spalmate. Mascherine monouso, tovaglie piegate, panni cattura polvere, panni in microfibra, tovagliolini da cocktail, tovaglioli con tasca per posate, lenzuolini da dentista, tovagliette sottopiatti, teli da barbiere. Oltretutto, le linee Omet possono essere attrezzate con un gruppo di stampa digitale Chameleon, che permette di realizzare tovaglioli personalizzati, anche uno diverso dall'altro, direttamente da file PDF in meno di un minuto e senza scarto di avviamento. La MF-Line, disponibile a uno o due vie in base alle esigenze produttive, permette di realizzare tovaglioli con diversi tipi di piega, con cambio rapido della piega direttamente da pannello operatore, grazie al nuovo gruppo piega a tecnologia mista, meccanica più aspirata. La nuova XV-Line è una rivoluzione nel mercato dei tovaglioli. È una macchina ad altissima produzione che permette di realizzare 25.000 tovaglioli al minuto. Uno sguardo al futuro invece è la WinLine, che verrà presentata nel 2022 e sarà la prima linea Omet per la produzione di tovaglioli interfogliati. Beh, bellissime immagini, Marco, ritorniamo in studio. Certo, sono macchine di altissime prestazioni, ma anche molto sollecitate. Quanto conta il servizio e il presidio territoriale fino all'ultimo miglio? Infatti, come bene hai detto, sono macchine molto sollecitate. Ci sono macchine che raggiungono 900 metri al minuto di velocità e che lavorano 24 ore su 24, che non devono mai fermarsi perché significherebbe bloccare la filiera.
altrettanto abbiamo sviluppato innanzitutto, grazie alle nuove tecnologie di interconnessione, la possibilità di monitorare tutte le macchine a distanza e quindi dare un supporto continuo e completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a livello mondiale. Ma oltretutto è necessario, e abbiamo per questo creato anche dei temi formativi e dei momenti formativi sia per il nostro personale che per il personale delle nostre filiali che per il personale dei nostri distributori barra agenti, che possano in qualsiasi momento andare a supportare il cliente, effettuare riparazioni, sostituzioni, pezzi di ricambio, eccetera. Effettivamente sono macchine dove la sollecitazione è veramente molto molto forte. Uno dei temi che naturalmente è stato un cavallo di battaglia per tutta l'industria più spinta, italiana e internazionale, è stata la fabbrica connessa, la fabbrica 4.0. Naturalmente le macchine che dialogano con i sistemi, però forse guardando al futuro forse è ancora poco questo. Cosa ci deve aspettare invece nell'integrazione di filiera? Ma Omet abbiamo veramente puntato molto sull'industria 4.0 nel sviluppare dei programmi che sono chiamati poi Home Smart, ci sono dei vari pacchetti che vengono personalizzati e creati anche in funzione delle necessità del cliente. Ma la vera soluzione è quella che qualche azienda, nostro cliente, sta iniziando a discutere con noi, ma anche con i loro clienti e anche con i subfornitori o con il fornitore interno, perché parecchie aziende hanno la cartiera, quindi è il suo fornitore è la stessa azienda ma di un altro reparto. Creare, diciamo, la fabbrica interconnessa, questo per me è futuro, in particolar modo su prodotti come questi, prodotti che non hanno un'altissima marginalità, che hanno bisogno di essere immediatamente presenti nei punti vendita, dove non possono occupare tantissimo spazio, l'abbiamo già detto, e quindi c'è una rotazione molto veloce, perché penso che ognuno di noi utilizza questi prodotti in casa abitualmente, quindi le rotazioni sono molto importanti, ma i supermercati o la grande distribuzione non può mettersi in casa container di tovaglioli o di carta igienica, eccetera, deve mettersi in casa quanto necessario per. Di conseguenza io penso che l'interconnessione con l'industria 4.0, quindi tra cliente, azienda, fornitore, sia il futuro che crei un'efficienza. È uno degli ingredienti della fabbrica Lean. Grazie Marco, sei stato veramente molto esaustivo e di averci ospitato in Home TV. Grazie. Abbiamo ascoltato la storia di Omet, un'azienda che ha l'innovazione nel suo DNA dalla fondazione fino ai tempi più recenti. Pensiamo alle collaborazioni con i partner universitari in Italia e nel mondo, o anche gli investimenti in startup con tecnologie del futuro. È un'azienda che ha nell'investimento del tissue fatto un po' una sua area elettiva di vocazione, in particolar modo il piegato, che è un'area minoritaria di mercato ma che ha grandi opportunità di espansione sia per i vantaggi naturalmente nell'utilizzo per il cliente finale, per il mondo professionale, ma anche ai vantaggi per esempio della logistica, no? Rispetto al prodotto in rotolo, per non parlare anche dell'opportunità di utilizzare il prodotto piegato come strumento di comunicazione. Certo, sono macchine che richiedono prestazioni elevatissime con volumi sempre maggiori e altissima velocità produttiva. Questo è tipico naturalmente di un prodotto quasi commoditizzato, no? Di bassissimo valore unitario, e quindi la produttività è fondamentale. Sono macchine molto sofisticate in cui la sollecitazione è molto forte, quindi il presidio territoriale fino all'ultimo miglio è particolarmente importante. Ultimo ma non ultimo, il tema della fabbrica connessa. Ne parliamo da tanti anni, ma quello di cui abbiamo parlato è una visione che fa un passo oltre, no? La connessione tra gli impianti, le macchine e i sistemi all'interno della stessa azienda, ma in realtà la prospettiva di Calcagni è come quella evidentemente di chi ha una visione lean più pura, direi più spinta, è quella dell'interconnessione tra fornitori e distributori in un unico flusso. Tutto questo naturalmente è reso possibile dalla digitalizzazione, che permette di avere grande efficienza e controllo sugli errori. Grazie di essere stati con noi anche in questa puntata, vi aspettiamo alla prossima.